È molto divertente il post, io l'ho letto, l'ho visto dopo Sanremo, adesso lo vedrete, e c'erano le battute più belle, che, anche perché voi lo fate instant. Sì, praticamente sì. Comunque no, tornando all'inizio, come dicevi tu, effettivamente noi abbiamo preso la grafica di Leggo e l'abbiamo ripetuta. L'abbiamo ripetuta identica. Abbiamo scelto un nome per assonanza che significasse, cioè che sembrasse Leggo, invece abbiamo scelto Lercio e con il sottotitolo Lo sporco che fa notizia. Sì. Ah, ok, perfetto. Quindi abbiamo fondato il sito nell'ottobre del 2012 e siamo. È un caso così questo. No, non. Ah, Ah, sì, ok, funziona. ci sei, ci sei. Non funziona. È nel 2013, insomma, diciamo, Diciamo che si è l'idea di diffuso partenza è molto. di Michele Incollu, Di Michele ricordiamolo, Incollu, sì, uno del che è nostro uno dei collettivo. nostri Siamo più o fondatori, meno diciamo. 35 persone che lavorano a questo sito, abbiamo una redazione virtuale. E, diciamo, adesso riportiamo quello che dicono di noi, fondamentalmente, che abbiamo occupato uno spazio che in Italia era vuoto, cioè quella della parodia giornalistica online, dei quotidiani online, ovviamente non di quelli cartacei che già c'era dai gloriosi anni 70 e 80, insomma. E, più o meno facciamo quello che fanno all'estero altri nostri colleghi, chiamiamo così, The Onion è il più famoso, insomma ormai è un impero dagli anni 80 che fa fictional news, poi ce ne sono altri. L'Egorafi in Francia, che è l'anagramma di Le Figaro, poi c'è il Daily Mesh in Inghilterra e Der Postillon che è in Germania. Noi più o meno facciamo le stesse cose, quindi facciamo delle notizie false, facciamo delle battute e sintetizziamo delle battute all'interno di un titolo. Questo è quello fondamentalmente che facciamo. Poi facciamo anche degli articoli, degli approfondimenti, insomma. Alcuni esempi di articoli che abbiamo fatto, questo è Ecco. un articolo che lo riportiamo sempre perché ha suscitato molto clamore ed è quello che poi ci ha fatto diventare molto più conosciuti, soprattutto per i commenti che sono susseguiti a questo articolo. Un altro esempio è stato il modo con cui abbiamo commentato questa bufala che gira degli immigrati che vengono messi negli hotel a 5 stelle, questa ci è sembrata una buona idea di, insomma, commentare l'articolo. Il giorno dopo del referendum sulla Brexit abbiamo fatto questo articolo che è andato molto bene, in cui abbiamo raccontato dal nostro punto di vista cosa può capitare, cosa è capitato, insomma, in Inghilterra. Poi, Ecco, andando avanti ci allora sono sì, altri. diciamo ci siamo un po' chiesti, tra l'altro ovviamente noi siamo nati nel 2012, insomma siamo molto molto piccoli, e cosa potevamo venire a dire qui, chiaramente con persone che avevano insomma anni e anni di professione alle spalle. E questo, diciamo fondamentalmente ecco, noi diciamo volevamo parlare un po' di quali sono i problemi che incontriamo noi, insomma, i punti critici che incontriamo noi quando dobbiamo confezionare una notizia, lanciare qualche titolo. Il primo problema della nostra satira sul web è il web, cioè in sé. E fondamentalmente la prima difficoltà, diciamo, aggiuntiva, oltre a quella di creare battute, è che bisogna creare battute molto molto velocemente, perché gli italiani sono un popolo di battutisti, sostanzialmente. Ogni volta che esce uno spunto che poi noi vorremmo confezionare, perché noi diciamo abbiamo questa struttura che è diversa dalla battuta che si è affermata sul web negli ultimi anni, per dire modello Spinoza per intenderci, cioè che c'era la premessa più la battuta. Noi facciamo un ulteriore passo che ci fa perdere tempo ed è quello di costruirci attorno un titolo finto, un titolo appunto di una notizia finta. E ovviamente questo significa che diciamo all'incirca quando viene lanciato, quando succede un fatto, dopo tre quarti di secondo arrivano 200 battute in tutta la rete, e quindi noi dobbiamo in un quarto di secondo riuscire a produrre qualcosa che sia decente.
Questo innanzitutto è difficile, fondamentalmente noi siamo aiutati dal fatto che la nostra redazione è fatta da 30 persone, quindi diciamo, per la legge dei grandi numeri una qualche idea su 30 persone insomma, viene fuori, e, però chiaramente questa non solo deve essere veloce ma dovrebbe essere anche di qualità, e ovviamente il fatto che oggi come oggi sostanzialmente dobbiamo essere istantanei ci impedisce di magari fare una riflessione un attimo in più sulla realtà, e ovviamente questo, diciamo, per quanto riguarda i titoli umoristici non è fondamentalmente un grande problema, però con tematiche a volte delicate, quelle di cui si occupa la satira, può essere un problema notevole. E un altro ecco, limite è questo, ed è l'arrivo di questa famigerata post-verità. Sapete che cosa si intende? In sostanza sono sostanzialmente adesso molte persone, molti esponenti magari di spicco della politica e del mondo dicono una serie di falsità e di bugie, e queste alle quali si crede sull'onda della pancia, insomma sull'onda del cuore, senza andare a verificare se effettivamente la cosa che viene detta è comprovata dai fatti oppure no. Quindi si affermano tutte queste realtà che sono un po' particolari. Aspetta, no, un attimo. E la difficoltà è questa, perché appunto le situazioni di cui parlano, certe volte personaggi come quello che è presente lì in filigrana, che è Trump, sono già di per sé assurde, e noi che dobbiamo andare a innestarci sulla realtà perché facciamo delle finte notizie abbiamo ovviamente enormi difficoltà, perché la realtà fondamentalmente ci supera, è già iperbolica di per sé. E per esempio ci sono, ecco, clicca un attimo, ecco, per esempio, clicca due o tre volte pure a caso, per esempio in questo caso riportiamo qui solo a titolo di esempio, questi sono dei tweet reali di Trump che fondamentalmente sul riscaldamento globale non fa caldo in casa mia, e quindi il surriscaldamento globale non esiste. Questa è la realtà di Trump. Ecco, noi dovremmo riuscire a cercare di aggirare cose di questo genere per riuscire a produrre le nostre notizie. Un'altra cosa interessante è quando Trump, e lo saprete tutti, ha detto il fatto: il muro lo alziamo non soltanto, lo pagano i messicani. E anche questa è una cosa notevole, e poi si vede quali sono le reazioni. Lì è l'attuale presidente che dice: ho parlato con Donald Trump, la prima cosa che abbiamo detto, non pagheremo per il muro. E poi c'è qui il presidente scorso che dice: non pagherò assolutamente niente per il vostro fottuto muro, il vostro muro del cazzo. Questo è proprio quello che ha detto, cioè questo è assolutamente ufficiale. E riuscire a battere queste persone diventa sempre più complicato. E poi c'è, quindi, però una volta che uno riesce a essere abbastanza veloce in un ottavo di secondo, riesce a trovare qualcosa di degno, riesce a superare la realtà, qua là, c'è un altro problema che si innesta, che è quello delle bufale. Che adesso... Che le bufale sono veramente, come sicuramente saprete, non si parla d'altro, non si parla d'altro che di fake news. Sono nati, devo dire, anche dopo di noi, probabilmente, molti siti di bufale vere. Sono molto diversi, nel senso che non lanciano messaggi satirici, in molti casi non fanno neanche ridere, sono semplicemente delle notizie false, VIP morti o allarmismi vari, insomma ci fu quella bufala famosa dell'Ebola che era arrivata a Lampedusa tramite gli immigrati, quindi insomma hanno... Che ha avuto conseguenze penali anche tra l'altro. Sì, per caso sono stati denunciati. E diciamo che, dato che c'è stato questo proliferare di bufale, Facebook, per esempio, che è una vetrina che per noi è molto importante, ha deciso insomma di porre rimedio. Solo che come ha fatto? Lo sta facendo sperimentando questo algoritmo, che ancora non sappiamo se è entrato realmente in funzione, ma che non capisce molto la satira, l'algoritmo ovviamente, va a cercare delle parole chiave, e quindi capita che ci andiamo di mezzo anche noi. Un po' di stupidità artificiale, diciamo. Questa è la... Esatto, questa qua è una notizia che a noi ci è stata censurata per l'uso della parola negro, ovviamente, che è una parola che insomma brutta, no? Però noi la mettevamo in bocca a Casa Pound, quindi c'era un virgolettato, ma tra l'altro la notizia è del 2013, sì. Ma solo pochi mesi fa ci è arrivato un messaggio da Facebook, detto: abbiamo rimosso il vostro contenuto, ci hanno bannato a noi per una settimana. Sì. Per la parola negro, che però era fra virgolette, insomma noi dicevamo
Casa Pound dice negro, non noi, ma loro non, non, insomma, non gliene è fregato niente. Una... All'inizio abbiamo pensato che era per Casa Pound che ci avessero, e invece no, non era, era negro. E invece era negro. Era negro. Un altro articolo che a Facebook non è piaciuto per nulla è stato questo. Questo qui. Questo qui. Questo è, effettivamente questo non gli è piaciuto molto. Insomma. Qui non c'è negro, però Chierichetto Etiope forse è nero. Forse nero, non lo so. Questo è il motivo della... Però insomma, questo veramente non gli è piaciuto. Infatti ci hanno proprio fatto fuori per un bel po' di tempo. Ne ha parlato anche il Fatto, sì. Insomma, questi sono i problemi che possono capitare. Però, insomma, aggirati i problemi che abbiamo detto, aggirato anche in qualche modo la censura di Facebook, alla fine il problema è... Ecco. A chi diamo noi queste notizie? Ecco. No, abbiamo un campionario. Per chi stiamo lavorando, chi fondamentalmente? Stiamo, cioè, qual è l'utente medio di Facebook? Peraltro, no? Esatto. Gratis. Abbiamo fatto una piccola classifica, diciamo, delle... Che abbiamo raccolto, insomma, una categoria nostri... categorie. Diciamo così. Quindi diciamo, ecco, per esempio, questa notizia, Lady Gaga, faccio una doccia completamente nuda, qui è arrivato il tipo di utente che è quello che coglie l'ironia. Numero 5. In effetti dice... Ma che minchiona, ste cose le dice soltanto per farsi pubblicità, questo è quello che... Sto cesso, cioè proprio è una... è un uomo... Ma non ha capito che era doccia, non c'è... Questa notizia qui, scuola, arrivano i nuovi crocifissi di... genere con Vladimir Luxuri al posto di Gesù. E vediamo, numero 4, qui c'è il Savonarola che c'è sempre quando si tocca la religione, arriva sempre, in questo caso, ecco, dice fate schifo, orrende, merde del demonio... Ma infangare il crocifisso che costerà caro, il fuoco della Genna arde in attesa di anime nere. Cioè no, la cosa divertente è che questa persona evidentemente è molto cristiana, però dà delle merde del demonio a noi. Cioè nel senso dice, no. Non so se ce l'ha con noi, oppure non ha capito che la notizia era finta e ce l'ha con la scuola, insomma. In ogni caso, con Luxuria, diciamo. In ogni caso, con Luxuria. In ogni caso il fuoco della Genna è sufficiente. Sta ardendo, vabbè. Vediamo il numero 3. Labrador si opera 13 volte per assomigliare al commissario Rex. Che uno dice, che cosa mai potrà... Arriva l'astuto, ma voi mi state prendendo per il culo. Forse. Io ho un dubbio. Vediamo il numero 2. Macchinista fa arrivare il 3 in orario, denunciato per apologia del fascismo. E arriva il fedelissimo, vediamo cosa dice. Aspetta che... Ecco, Palmiro qualcosa. Roba da pazzi, solo perché fa arrivare il 3 in orario e viene denunciato. Ma viva il, viva duce, il duce sempre! Viva il duce! Adesso denunciatemi anche a me. Cioè, questa è... E poi c'è questa categoria che è sempre carina, è quello del VIP per maloso. Il VIP e indovinate chi è il VIP per maloso? In questo caso il VIP per maloso è lui. Massimo Boldi. Ho bloccato il Lercio. Ce ne faremo una ragione tutti quanti. Noi abbiamo concluso questo per quello che riguarda noi. Grazie. Insomma. Grazie. Scusa, volevo fare una domanda. Guadagnate? Come guadagnate? Ma nella vita in generale? No, se questo, questo tipo di attività attraverso il web, con il web, rende nel senso qualcosa. Allora, una volta ce l'hanno chiesto. E noi abbiamo detto sì, cara guardia di finanza, noi no, in realtà diciamo, noi posso dirlo, siamo un'associazione di promozione sociale, fondamentalmente, un APS Lercio, così ci chiamiamo, sì. Quindi non guadagniamo in realtà. Abbiamo degli introiti che però investiamo di nuovo per il sito, quindi per oppure per l'app, ad esempio, che abbiamo lanciato da poco, insomma, per attività che sono collaterali sempre al nostro sito internet, però noi personalmente non ci arricchiamo. No, io volevo sapere se attraverso un sito comunque di successo, comunque di satira, la pubblicità, in qualche modo, come poi lo chiederò anche a te, voglio dire, attraverso YouTube si può guadagnare, oppure, perché siccome esiste questo fraintendimento generale, non si può fare satira in televisione, perché non la fate sul web? Adesso c'è un motivo per cui se uno fa di professione quello, non la può fare sul web, la deve fare in televisione, punto. Cioè, questo è quello che, a meno che per un qualche miracolo adesso andata via
No, c'è ancora la SIAE, si riesca, come si è riuscito vagamente un po' per la musica, a fare un contratto fra SIAE, come ha fatto SIAE, la Sassede francese e la GEMA tedesco, per la musica, su quando i video stanno su YouTube, hanno fatto un contratto proprio con YouTube, cioè, e quindi agli autori anche dei video non professionali, amatoriali, che usano un certo tipo di musica, arrivano dei soldi. È un contratto, stiamo parlando di un contratto transnazionale, con di tre società europee. Cioè, non è che lo facciamo io e te, chiaramente, però noi abbiamo cercato anche di contattare YouTube attraverso SIAE, naturalmente, e di cercare di fare un contratto, per esempio, per i frammenti comici, perché, cioè, chiaramente voi sapete cos'è il value gap, cioè questi guadagnano miliardi e noi mettiamo i contenuti, poi lo sai anche tu, cioè se non ci fossimo noi, questa roba qui non varrebbe niente, no? Quindi, cioè, serve sì a noi per, voi probabilmente adesso lavorate per Radio 2 Social Club, è sì. Stato un modo per farvi conoscere. Sì, abbiamo fatto Radio 2 Social Club, adesso facciamo Radio 2 Weekend, un altro, sì. Sempre su Radio 2. Siamo sì, ecco, sì. È stato un percorso che può servire a trovare lavoro, però poi il lavoro è in un'altra sede che non sia il web. Ecco, sì. Questo è un discorso che volevo sottolineare, perché tante volte dice fai sul web, cioè forse sei molto giovane oppure sei un altro lavoro, se no... Certo, certo. Okay. Bene, vi ringrazio, è stato molto divertente, molto illuminante.